Prosegue spedita la campagna vaccinale in Abruzzo. Per questo motivo le ASL abruzzesi stanno mettendo in campo nuove misure per fronteggiare l'eccezionale richiesta di somministrazione di vaccini da parte della popolazione. Nel Teramano è tornato ad essere operativo, lo sarà almeno fino al 7 gennaio, l'hub vaccinale di Giulianova, che ha come obiettivo quello di somministrare al giorno circa 1500 dosi. Questo grazie al grande lavoro degli operatori sanitari non solo, che da tempo stanno lavorando senza sosta sul fronte della lotta al virus. Numeri di rilievo anche quelli che si stanno registrando nell'hub vaccinale situato presso il Parco della Scienza a Teramo. È un momento molto difficile, quindi noi come numeri viaggiamo sui 1.500-1.800 ogni giorno, qualche volta vicini ai 2.000 o anche oltre, quindi il numero è molto elevato. I prenotati sono 1.200-1.300, cerchiamo di fare altri 200-300 di non prenotati, comunque anche se abbiamo due percorsi separati, qualche lamentela dal prenotato che dice lo faccio con ritardo, dal non prenotato che dice ho un diritto pure io perché mi hanno detto che posso venire, c'è sempre. Cerchiamo, come ho detto prima, di soddisfare tutti, cerchiamo anche la comprensione dell'utente. La nota negativa è che si fanno sempre più frequenti i casi di persone novax che si presentano nei centri vaccinali chiedendo l'esenzione del vaccino o rifiutandosi di firmare i moduli per il consenso informativo previsti dalle normative per chi si vaccina e pretendendo di firmare un modulo proprio, come registrato all'hub di Teramo, dove il medico responsabile della struttura è stato aggredito verbalmente da una signora che pretendeva di firmare il consenso solo a modo suo. Purtroppo è capitato che qualche persona ha chiamato i carabinieri perché non voleva rispettare la modulistica nostra che è uguale per tutti. Qualche paziente ha usato anche parole che non posso descrivere contro noi gli operatori, in questo caso contro il sottoscritto. Purtroppo è capitato. Come tutte le altre volte ribadiamo il discorso che la richiesta per la vaccinazione è tantissima. Noi cerchiamo di soddisfare questa richiesta, comunque il numero forse è superiore di quello che dovremmo, che potremmo fare. Quindi a noi tutte le critiche servono per crescere, dall'altra parte chiediamo da tutti, dagli utenti, il minimo di collaborazione, il minimo di comprensione.